gruppo di Brescia, qui per la mostra o per visitare Treviso? Per la mostra. La mostra di, sì, degli impressionisti. Anche se li avevamo già visti quando Goldin aveva fatto Manet a Brescia. Buongiorno da Napoli. Da Napoli addirittura. Siete venuti appositamente per la mostra, per visitare Treviso? No. Lei è qua, di Milano. Quindi siamo venuti a casa sua e siamo venuti qua a vedere la mostra. Treviso sotto assedio di turisti e appassionati di cultura, tra arte e shopping in saldo. Per vedere Treviso noi siamo di Firenze, Prato, per l'esattezza. Due magliette. Ah, e delle tazzine da te, che erano in offerta, perciò le ho prese. Qualcosa abbiamo preso, sì, dai. Cosa avete preso? Ma un po' di tutto, dall'abbigliamento, soprattutto abbigliamento, ecco. Speso quanto? Ma dipende, ci sono i negozi quelli un po' più economici e quelli un po' più, ecco, costano un po' di più, insomma, e quindi si cerca sempre di andare forse da quelli che costano un po' di più, sperando che le cose siano un po' più convenienti. Saldi, fare una giratina con le bambine, vedere una città che non conoscevamo, tutto qua. Cosa vi ha attirato di Treviso? Ma sinceramente ci sono dei nostri amici che ci avevano parlato molto bene e quindi venendo giù da San Martino di Castrozza ci siamo fermati. Binomio che a detta di ristoratori, negozianti, albergatori sembra si stia rivelando vincente, considerato il quasi esaurito di questo fine settimana di Epifania, che registra un boom di presenze di turisti italiani con un incremento del 25% per le strutture ricettive rispetto all'anno scorso e una spesa media pro capite giornaliera stimata intorno ai 150 euro. Per acquisto souvenir, prodotti tipici e ingresso alla mostra di Santa Caterina e altri musei. Così, stando alle prenotazioni di booking online registrate dal consorzio Marche Treviso, come in effetti conferma anche la nostra inchiesta tra la gente in coda per la mostra sugli impressionisti. Ivrea. Un bel giro? Sì. E dopo di qua dove si va? Niente, dai parenti a Breganze. Comunque l'impressionismo è una... un argomento che ci interessa, che abbiamo studiato, quindi siamo venuti da Verona per la approfondire mostra, e vedere. Meglio Renoir, Monet, Monet. Chi dice Van Gogh? Io. Noi. Noi. Cosa vi ha attirato di questa mostra? Begli impressionisti di sicuro, Treviso, che è sempre una bella città, come ambiente, come ristoranti, come osterie, e poi perché fino ad ora hanno sempre fatto delle belle mostre.